senatrice, una manifestazione forte per dire no alla ZTL? No, è una manifestazione forte per dire che la città ha bisogno di infrastrutture trasportistiche rilevanti. Non a caso, anche come membro della Commissione Bilancio, ho chiesto il Presidente Meloni, insieme a tutto il Governo, hanno ritenuto per esempio di finanziare il prolungamento della metro C, che è un'opera rilevantissima perché arriverà, ma purtroppo tra molti anni, fino alla stazione Farnesina, quindi a coprire anche le zone di Roma Nord che sono scoperte a livello di trasporto pubblico. E finché non ci sarà un incremento serio del trasporto pubblico non si può pensare di vietare a migliaia di persone di circolare con il loro autoveicolo privato, perché le infrastrutture trasportistiche non reggerebbero e soprattutto perché questo sarebbe un costo per molte famiglie che già hanno subito comunque la crisi pandemica, la crisi bellica, che dovrebbero acquistare in brevissimo tempo un autoveicolo, e ciò anche non va nella direzione che noi riteniamo auspicabile. E quindi questo è il motivo della manifestazione. Speriamo che il sindaco Veltroni torni, che il sindaco, scusatemi, Gualtieri torni indietro su questa decisione, al nostro modo di vedere assolutamente scellerata. Il sindaco Gualtieri poco fa ha incontrato il presidente Rocca e ha detto che rimoduleranno la fascia verde. Naturalmente dice che questo ridurre l'inquinamento è un obbligo di legge. Lei come risponde? Allora, l'inquinamento è sicuramente un problema sul quale noi dobbiamo porre la massima attenzione ed è il motivo per il quale credo che si debba fare di più e per il quale è stato importante che nella prima manovra di bilancio si sia scelto di stanziare miliardi per il prolungamento della metro C. Si dovrà lavorare, sono certa che il presidente Rocca lo farà, per esempio per rendere più efficiente la Roma Lido, che è una delle grandi infrastrutture che sta soffrendo a Roma. Ci sono problemi molto rilevanti, ma non si può pensare di applicare un provvedimento che rischia di diventare vessatorio in un momento in cui ancora purtroppo queste infrastrutture la città di Roma non le ha. Ecco, senatrice, in questo senso Fratelli d'Italia ha precisato di essere un partito che tiene all'ambiente ma anche a salvaguardare le fasce più deboli della popolazione, appunto quelli che magari non possono permettersi un'auto nuova in questo momento. Assolutamente, noi abbiamo il problema delle fasce deboli che spesso sono quelle che con più difficoltà riescono appunto a comprare un autoveicolo nuovo. Peraltro adesso non sfugge a nessuno che acquistare anche un autoveicolo usato ha dei costi veramente esorbitanti, quindi è un momento storico particolare ed è per questo che chiediamo al sindaco di soprassedere, di pazientare su provvedimenti di questo genere che sono estremamente rigidi e che quindi non possono essere ben accolti dalla cittadinanza. Lei pensa che il governo metterà in campo anche degli incentivi per l'acquisto, per le fasce più deboli, per l'acquisto di macchine elettriche? Allora, io ricordo proprio di aver letto una intervista molto interessante del ministro Urso che faceva riferimento a questo tema. Negli Stati Uniti si sta promuovendo l'acquisto di veicoli per esempio elettrici, ma si danno degli incentivi seri. È chiaro che su questi temi abbiamo bisogno di un supporto adeguato dall'Europa, quindi l'Europa è bene che ponga l'attenzione sui temi ambientali, per esempio una delle questioni importanti è quella della direttiva delle case green, ma questa attenzione deve essere paritetica rispetto a quelle che sono le tasche dei cittadini anche, perché se noi pensiamo che sarà il cittadino a spendere cifre molto elevate per acquistare questi nuovi parchi macchine senza nessun tipo di incentivo, è complicato che ciò avvenga.